altre ultime battute del ciclocross, penultima prova del Sulle Zero Trofè al Kravaden Cross di Lille. Amici ed amici appassionati di grande ciclocross, buon pomeriggio, benvenuti sul nostro channel ragazzi. Settima e penultima prova del X2-0 Trofè a Lille, nella neve di Lille. Quel circuito che l'anno scorso ci ha dato la dimostrazione del ritorno di Wout van Aert. Quest'anno Wout van Aert e Mathieu van der Poel non ci sono, lo sappiamo già, la loro stagione di ciclocross si è conclusa domenica scorsa con il mondiale di Ostenda, vinto, lo sapete tutti, dal neerlandese. E qui non c'era molto in realtà da giocare, soprattutto in campo maschile. In campo maschile è quasi già decisa la classifica generale, con Iserbyt che si presentava a questo appuntamento con più di 2 minuti e mezzo di vantaggio su Ton Aerts, rivale della Baloise Trek Lions. Rispetto al Super Prestige e alla Coppa del Mondo, l'X2-0 Trophy vi ricordo che si basa sulle classifiche a tempi, quindi in stile, diciamo, ciclismo su strada. Mentre se non si dovesse saltare una delle prove, si avrà un ritardo, un handicap di 5 minuti. Allora, la gara è stata molto semplice. Svek ha un picco di forma incredibile in quest'ultima parte di stagione. Peccato per lui che la stagione sia quasi per terminare. Infatti, ci sono soltanto 3 gare effettivamente interessanti fino alla fine della gara, fino alla fine della stagione, ovvero quella di Eeklo sabato prossimo nell'Etias Cross, quella di Bruxelles, ultima prova del Deve Trofè, e poi a Saint-Nicolas, mi pare il 20, con l'ultimo appuntamento in generale del ciclocross, anche se comunque io penso che l'unica gara importante sia quella di Bruxelles e le altre due sono due gare ovviamente secondarie. Svek che comunque riesce appunto a svettare subito all'inizio della gara e a lasciarsi dietro tutti i suoi rivali, il 28enne della Paul Sozinbingol. La lotta interessante è quella per la seconda posizione, dove si vedono Van Turenhout, Van Kessel, Iserbyt ad essere i principali protagonisti. Un po' più indietro infatti Hermans, Ton Aerts, eccetera. Van Kessel riesce a sfruttare un momento di difficoltà ai due Powells e se ne va. Iserbyt riesce successivamente attorno al sesto giro a tornargli sotto, però si pianta ad un certo punto e capisce di non avere più energie e quindi si fa da parte, fa passare il compagno Van Turenhout che continua l'inseguimento all'alfiere della Tormans Cyclocross Team. Riesce a raggiungere il corridore olandese a metà dell'ultimo giro con Svek che ormai se n'era praticamente andato. Svek ha sempre mantenuto quei 30-20 secondi di vantaggio che non sono mai riusciti a togliergli. Comunque, Van Turenhout passa all'esterno, quindi dove c'era la neve, su Van Kessel e poi non deve nemmeno vincere la volata perché ne ha talmente di più il corridore della Paul Sozinbingol per fare un 1-2 eccezionale per quanto riguarda la squadra diretta da Mario De Klerk e da Gianni Mersman. Terza posizione, miglior posizione in stagione per Corne Van Kessel che porta sul podio la Tormans. Quarto Iserbyt, poi Quinten Hermans in quinta posizione, buono il piazzamento per lui. Ton Aerts sesto, Felipe Ors settimo, Van der Aar ottavo, Nils van de Putte, difendente ai colori dell'Alpecin Phoenix nono, chiude la top 10 Sute, poi in ordine Van de Bosch, Adams, Thomas Mayn, Van der Poel, il fratello ovviamente, Bassens, Arnauts, Meusen, Rug e tutti gli altri. Kevin Ryan Camp, per esempio, soltanto 22esimo. Che cosa c'è da dire? Non vi dico nemmeno i tempi perché uno ancora non sono scritti perché la gara è finita da pochissimo e due comunque non sono importanti quanto comunque la classifica generale l'ha conquistata praticamente Iserbyt. A meno che non si presenti sabato prossimo a Bruxelles, la classifica l'ha vinta sicuramente lui. Passiamo alla gara femminile che ha visto la vittoria della Celine del Carmen Alvarado che ha battuto in volata Lucinda Brand. Successivamente terza posizione per la Betsema, quarta la Kant. Poi quinta e sesta Wurst van der Heijden, settima ottima posizione per la 19enne Fem Van Empel, 22esima la Manon Bakker, solo decima la nostra Eva Lechner che è proveniente da una stagione davvero deludente, ma è pur vero che lei va verso i 36 anni. Vediamo un po' la classifica generale delle donne. Classifica generale che vede Lucinda Brand in testa, 41 secondi sulla Betsema e quindi ancora qui bene o male tutto da decidere, si girerà tutto nell'ultima gara, poi l'Alvarado a 4,40 e via tutte le altre.
Detto questo, io ho concluso questo video. Diteci un po' voi se volete qua sotto nei commenti il pagellone su ciclocross. Noi lo potremmo anche fare. Diteci un po' voi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti.